sante Rufina e Seconda. Rufina e Seconda, che vissero ai tempi di Valeriano e Gallieno, verso il 260, erano promesse spose di due giovani cristiani. I due giovani, condizionati dall'ostracismo verso i cristiani, rinnegarono la fede in Cristo, chiedendo alle donne di fare altrettanto per poterle sposare. Rufina e Seconda non vollero abiurare la fede in Cristo e decisero di rimanere vergini. I due uomini non si rassegnarono e le denunciarono alle autorità. Fuggite da Roma, vennero scoperte e consegnate al prefetto Giunio Donato. Condotte in una selva al decimo miglio della via Cornelia, vennero trucidate. Nel secolo IV, sulla tomba di Rufina e Seconda, Papa Giulio I eresse in loro onore una basilica, purtroppo oggi scomparsa.